Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo accompagnato la principessa qui a Toadopoli, quindi ora dobbiamo farci un giretto. Oh, ma non siete Mario e Luigi? Mario, mi sono arrivate notizie delle tue imprese. E tu, Luigi, mi hanno detto che sei un fifone. Grazie. Dentro questa casa c'è una situazione un filino tragica, dobbiamo dire. Ah, Mario e Luigi, siete venuti a fare da scorta alla principessa Peach. Bravi, anche nostro papà dovrebbe prendere esempio da voi. È già qui. Ok, però il piccolino. Il nostro papà ultimamente va spesso alla nuova sala giochi e la mamma è furiosa, però invece di prendersela con lui se la prende con me. Se i genitori sono così, i figli si trovano in difficoltà, davvero. Dio mio, che situazione terribile. Oh, il nuovo negozio, vediamo che cosa hanno. Benvenuti alla bottega, allora vediamo che cos'hai. Niente che non abbia anche l'altro, fantastico. Però hai gli ultrafunghi, ok, magari quelli più avanti te ne prendo un paio. Vediamo di qua invece che cosa c'è. Il negozio dei vestiti, perfetto, vediamo allora. Sei tu qualcosa di nuovo? Benvenuti, benvenuti. Se cercate il quincaglieria del regno dei funghi siete nel posto giusto. Allora, vediamo. Più funghi posseduti, più fortuna. Ecco, questo non è male in realtà. Ci dà le stesse statistiche del pantalone di prima e ti direi che lo prenderei. Anche perché con questi si vincono funghi in battaglia. C'è un pantalone che io mi ricordi che non aumenta la fortuna in base ai funghi, ma ti aumenta l'attacco in base ai funghi. Io prenderei due di questi per ora. Uno a Mario e uno a Luigi. Vediamo le tessere. Ah, eccola! Forse era questa. Più potere di contrattacco. No, non era questa. C'è un pantalone. Sono sicuro che c'è un pantalone o comunque una tessera che ti aumenta in base a quanti funghi hai. Oggetto indispensabile per i fratelli, è certo. Eccolo! Più funghi, più danni. Era la tessera Peach. Allora, partiamo da un presupposto. Quei danni ce li perdiamo un po'. Per adesso la prendo, ma non l'equipaggio subito, vorrei fare un test. Allora Anubis, vieni qua, vediamo, con un salto gli facciamo 39, con Luigi 26, proviamo ad equipaggiare dove sei la tessera Peach, 1 e 2, un altro Anubis, eccolo qua, fermati. Ah! Va bene, non importa. 46 e 35. Questo in base a quanti funghi abbiamo adesso. Grazie. Con la mano facevamo 88 invece. 94. Capiamoci. Questa tessera ha un potere intrinseco nascosto. Davvero interessante, tra l'altro. Oh, abbiamo fatto evolvere anche la mossa. Incredibilmente vorrei aggiungere. Proviamo a farlo avanzato allora. Ah, l'abbiamo ucciso con un colpo. Non so come ho fatto a farla evolvere subito quella mossa. No, che palle, devo aspettare. Quando si sta sopra il nemico devo fare ABAB. Adesso che ce l'ho evoluta non riesco a fare una cacchio di mossa perché muoiono subito con un colpo. Maledetti. E Mario è a 100 di attacco, mamma mia. Punti fratelli? No, mi sembra di vedere tanti 3. Velocità vedo tanti 5 perché non la tocchiamo mai. Fortuna. Vabbè, non importa, è già un buon risultato anche quello. Anche perché siamo a 80 di baffi, cioè tanta roba. Facciamolo a Luigi, anche lui baffi. 5. Bravo, porca miseria, questo sì che è parlare Luigi. Quello che faremo ora invece sarà di facile intuizione per chi conosce gli oggetti che abbiamo preso poco fa. Vuoi salire di sopra? Certo. Visto che abbiamo un bello sconticino dato dai nostri meravigliosi baffi, compriamo, guarda caso, un bel po' di funghi che sono un bel po' scontati. Allora, 57 funghi, dammeli tutti e siamo a 99. Potrei già prendere anche super funghi e gli ultrafunghi.
89, per adesso facciamo che ne compro altri 20, dai. Non abusiamone. Invece di questi ne compriamo 10. Non abusiamo dei pochi soldi che abbiamo. Vorrei rivedere quanto danno facciamo ora invece, se appare qualche nemico. Sempre quella la domanda. Ok, abbiamo trovato un'altra volta Anubis. Facciamo prima questo. 1, 2, 3. Troppo presto stavolta. Però abbiamo fatto un sacco di male. 58, ok, non è tantissimo ma non è neanche poco. Vediamo invece con le mani. 114, è già qualcosa. Certo il bonus non è così esponenziale, ma se riuscissimo ad avere 100 di tutti e tre i funghi, allora ce l'abbiamo fatta finalmente. Prima ho sbagliato, l'ho fatto troppo presto, ma questo era il tempismo giusto. Abbiamo ottenuto dei jeans. I jeans laser cane aumentano di tanto la difesa e ci fanno attaccare Luigi per primo. Non è male. Laser cane. Nome migliore non ce l'avevano. E siamo saliti di nuovo di livello. 5, 5, 5. Lo fa apposta il gioco. Il gioco lo sa che io li voglio. Dammi un po' di attacco, Luigi, dai. Mi va bene anche un 4. Vabbè, anche il 3, dai. In realtà, non mi lamento. In questo momento, se mettessimo a Mario, che dei due è quello che ha l'attacco maggiore, la gran forza, potremmo fare dei danni non indifferenti. Mentre a Luigi darei quella dei baffi. Ora come ora, punto più ad avere un bel po' di soldi che ci entrano, più che a fare danni, perché comunque di danni ne facciamo più che in abbondanza, diciamolo. Però finalmente possiamo tornare al villaggio e facciamo un salvataggio. Oh, ma guarda, qualcuno sta litigando. Invince il fungo! È un fungo invincibile, un mix fra il fungo cura e la stella invincibile, importati dal regno dei funghi. Prova anche tu a giocare, potresti vincere l'invincibile fungo. Entra, ne saprai di più. Va bene, ragazzino petulante che gridi. Allora, di qua abbiamo, se non ricordo male, il tubo perfetto. Ottimo, abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti. Qua sotto ci andiamo più tardi. Prima di andare in sala giochi però vorrei andare prima da questa parte. Questo perché sopra uno di questi funghi si nasconde, come al solito, uno dei blocchi invisibili. E guarda caso, era proprio sull'ultimo. Ehi, principessa! Allora, come stiamo? Mario e Luigi, per il piacere di tutti i vicini, qui vicino c'è una sala giochi. Non esiste niente del genere nel regno dei funghi, quindi vale la pena di fare una visita. Mario, ci hai già portato tuo fratello. Io ho deciso di andare a vederla più tardi. Perché trattate Luigi come un cretino? Poveraccio! Non è Mario, ma non è l'ultimo dei coglioni, Luigi. Poverino. Cioè, Luigi, secondo me, fin da queste epoche qua, era comunque visto solo come il numero 2. Il che è totalmente sbagliato, poveraccio. Cosa che comunque è stata superata negli anni con l'arrivo di Waluigi e con i meme legati adesso. Comunque, andiamo ancora una volta di qua. Passiamo questo ponticello. Oh, ma guarda, in visita sono questi due. Quello è un vero cafone. Sa che non posso saltare di là, allora scappa sempre in quella direzione, non vale. È un vero cafone. Che paura. Per fuggire da lei questo è un posto ottimo. Se non ci fosse questo posto, cosa faresti? Allora, andiamo anche da questo ponte. E guarda caso, non c'è nulla qui. Certo, come no. Ok, ora possiamo effettivamente andare nella sala giochi. Ma guarda un po', ciao. Non mi parlate per favore, mi distraete. Certo. Sta solo dando un'occhiata. Eh sì, come no. Ciao. Eccoci qua, come va? Si gioca? Prego allora, con un super punteggio il premio è un invincibile fungo. Grazie. E qua? Ah no, no, pulsante sbagliato, no. Abbiamo disponibile per ora solo questa macchinetta. Questa qui tra l'altro era uno dei miei minigiochi preferiti. Ecco i fratelli Altalena, il minigioco più alla moda. Superando i 200 punti si ottiene un bel regalo. Con Start si consultano le regole, coraggio!
È una cagata sto minigioco, però io ero bravissimo. Ecco qua. Anche perché devi fare attenzione a non droppare subito la bomba, ma a dropparla solo quando sei sicuro di poter ricaricare subito la bocca. Ecco qua. Tra l'altro, cosa che ho scoperto solo con gli anni, è che non dobbiamo superare di troppo quel record. Ecco fatto. 200, facciamo. Ecco, dai, fammi un 210. 211, anche se odio questo punteggio. Ma andiamo avanti. Con sto minigioco facevo anche punteggi da 300, 400, ma proprio mi piaceva un sacco sto minigioco. Ma cosa succede? Ogni volta tu, quando superi il record, ricevi un premio. So, ovviamente fai subito un record altissimo, è difficile che lo batti. Complimenti, è il punteggio migliore. Oh, buon punteggio. Bene, allora, prendi questo. Hai ricevuto l'invinci il fungo. Gnom. Oh, è delizioso. Mario. Aiuto! Mario! Mario. Come sta? Signore, che brutta cera, è diventata verde. Con questi sintomi, si tratta sicuramente della febbre fragiolina. La che? È una malattia che colpisce spesso i turisti che non sono abituati al cibo di questa zona. E si guarisce. Con le medicine si guarisce, ma le ho esaurite. Quindi fra 3 giorni diventerà... un fagiolo! Come facciamo? Ad ovest della città c'è un luogo pericolosissimo, si chiama Rovine Sogghignazzo. Si dice che nelle sue profondità cresca l'antidoto alla febbre, l'erba esilarante. Ci vado io. Luigi, vai tu alle Rovine Sogghignazzo? Oh yeah! Certo! Un commento a parte, ricerche recenti indicano che... fra le Rovine Sogghignazzo si nascondono numerosi mostri. Si dice che coloro che sono stati attaccati dai mostri ne sono usciti con le ossa rotte, i muscoli doloranti e privi di forza. Wow. Ecco quel che si dice. Povero Luigi. Insomma, che posto spaventoso. Ma tu sei Luigi, sono sicura che ti troverai bene lì. Vero, Luigi? Ti troverai bene lì, vero? Per il bene di Mario, giusto? Tu andrai, vero? E che cacchio? Certo che ci vado. Per Mario. Per la patria. Che esempio di amore fraterno. So che ciò che ti muove è la sincera volontà di aiutare Mario. Luigi, ora dipende tutto da te. Torna sano e salvo. Ti aspetterò palpitando. Ah, ho paura. Non posso fare nulla. Sono il fratello sfigato io. Oh, povero Luigi. Mario, ma come ha fatto? Lo so io. Ha mangiato quello schifo di fungo. Ovviamente ora, non potendo saltare, non possiamo fare nessuna azione. Non possiamo andare alle rovine in questo stato. Dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuti a superare questo stato di paura. Ma chi ci può aiutare? Oh, e ora come risalgo? Dannazione. Ehi, ciao, tu sei un mago. Oh, ti interessano le mie arti ipnotiche? Mio caro, sembri così nervoso, spaventato, direi. Perché non provi a prendere un bel respiro? Com'è stato? Ti senti più rilassato ora? Vedo che sei vestito proprio come Mario, vero? Vuoi imitare Mario, la star ad ogni costo, capito bene? In questo caso ti farò diventare Mario, sì! Ora, chiudi gli occhi. Ora diventerai come Mario, credimi, non scherzo. Con il suo incredibile salto potrai sconfiggere il male. Mario, il più grande supereroe del regno dei funghi, sei tu! Vedi? Non ti senti un po' come dire Mariesco? Stai diventando Mario. Ti stai trasformando in Mario. Sempre più Mario. Sei quasi Mario. Quasi identico a Mario. Ah! Ora puoi riaprire gli occhi. Vieni.
Come? Il tuo berretto e i tuoi vestiti sono rossi? Sei Mario? Let's go! Grazie mago, ce la farò allora. E ora possiamo ovviamente proseguire. Tutto questo solo per amore fraterno. Rieccoci di nuovo a Val Sorriso, questa volta da soli. Allora, proseguiamo questa volta da questo lato. Oh, ma guarda, ce l'abbiamo fatta. Sono da solo, ma ce la posso fare. Io sono Luigi. Allora, di qua c'è qualcosa? No. Di qua... Oh, certo che c'è qualcosa. C'era un tirifagiolo. Mentre da questo lato... Altra roccia. Però per fortuna nessun nemico. Niente che non possiamo comunque sconfiggere anche da soli adesso. Però, sai com'è? Sempre meglio essere in due a fare certi nemici. Allora, di qua c'è qualcosa? Sembrerebbe di no. Proseguiamo allora. Guardando un attimo la mappa. Sì, ci siamo. Siamo quasi vicini. Allora, di qua non c'è nulla. Andiamo da questa parte. Ecco fatto. No, da questa parte, Luigi. Ah, siamo ritornati qui. Oh, ok, ok. Allora, prima di tutto, ci serve il martello bello. Qua non c'è nulla. Allora, torniamo indietro. Un fungo cura. Non che ci sia servito fino ad ora. Area delle rovine sghignazzo. Prendiamo tutti gli oggetti, anche se quei funghi ce li abbiamo già al massimo. E guarda un po', siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare. Preso. Ah, preso. 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 Oh, questo no. No, ho sbagliato. E dai. Preso. Preso. Dai, che palle. Blu. Ah. Preso, ne manca solo uno. Ah, che palle. Ok, il tempismo. No, che stupido. Perché? Perché è l'ultima? Ok, l'ultimo. 2, 3. Oh, finalmente. Biu 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 biu. Io me la rido. Oh, finalmente possiamo entrare. Questo posto è strano. Però solo Luigi può azionare quelle palle elettriche. Una. Ecco fatto. E due. È un po' inquietante, eh? Un po' inquietante quella faccia. Allora, giusto per non sminchiare i livelli. Cos'è quella clessidra? Non me la ricordo, ti giuro. Non mi ricordo di averla mai vista quella clessidra. Comunque dicevo, giusto per non sminchiare un attimo i livelli fra Mario e Luigi. Ah, eccoci, siamo arrivati. Eviterò i nemici. Saliamo di qua. Oh, guarda, un blocco. Ecco, quest'area inizia a essere una rottura di balle, credetemi. Ecco fatto. Evitiamo ovviamente i nemici, calmi. Ecco fatto. Ma non perché non voglia sfidarli, è per il semplice fatto che non voglio che uno sia troppo forte rispetto all'altro. Ecco fatto. Ci vedremo la prossima volta con Mario qui. Ok, qua ci sono i blocchi che si muovono. Però non c'è nessun oggetto per terra. E allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto.
Nemici? Non mi ricordo qui cosa dobbiamo fare. Oh no, me lo ricordo. L'enigma. Allora, proviamo così. E ha tirato giù tutti quelli blu. Ok, vediamo se c'è qualcosa di qua. Ok, no, niente. Dobbiamo tirare giù anche quello verde. Perfetto. E andiamo dall'altra parte. Ecco qua. Quello rosso. Dobbiamo riattivare quello verde e poi quello... No, solo quello verde. Sì, solo quello verde. Quindi, no, dobbiamo anche riattivare questo azzurro. Ecco fatto. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed eccoci di qua. Siamo arrivati? Calmo. Ah, va bene. Mandiamo Luigi over level. E no, e dai. Non chiamare i compagni. Che già sta battaglia sicuramente si protrae più di quanto doveva. Aia. Niente doppi punti. Andiamo dentro. Di nuovo saltellino. Mi sa di sì. Va bene. Però aspetta. Finalmente mi sa che siamo arrivati. Eccolo là, il simpaticone di roccia. Ehi ragazzo baffuto, sono sorpreso che tu sia giunto fino a qui. In città gira la voce che io sia diventato orribile, un mostro spaventoso. Perché la gente deve parlare di quello che non sa? Questa cosa mi infastidisce, mi fa davvero infuriare, mi lacera l'anima. Oh, tu potresti aiutarmi, ragazzo baffuto. Aiutami a liberarmi della rabbia che mi brucia dentro. Tutto quel che devi fare è evitare le mie fiamme per 30 secondi. Cosa ne dici? Vuoi aiutarmi? Certo, come no. Certo che vuoi. Come ti dicevo, devi evitare le fiamme per 30 secondi. Se invece vieni colpito o esci dal bordo prima che passi le 30 secondi, devi ricominciare da capo. Pronto? Certo. E vai. Ecco fatto. Non è difficile. Da bambino però facevo molta fatica. Avevo dei tempismi orribili da bambino. Oh cacchio. Per un attimo non è saltato. Ce l'hai fatta. Oh grazie, sono riuscito a liberarmi dello stress. Sento una profonda sensazione di benessere. Sono contento per te. Missione compiuta. Grazie baffettino, ora puoi andare, grazie di nuovo. Così è scomparso lui. Però eccola qui, abbiamo trovato l'erbetta. Non c'è niente qui? C'è il tubo, ok, calmi tutti. Prendiamo l'erba prima. Hai ottenuto l'erba esilarante. Non mi ricordo se devo passare dal tubo. Penso di sì. Ah sì, devo passare dal tubo, perfetto. Però noi ci fermiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.